Thank you.
Sì, avete detto nel corpo. No, ancora non ho visto.
Buonasera, signori,
al trattamento dei dati personali, il quale sarà improntato sui principi di legalità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione, tutelando la riservatezza dei diretti interessati secondo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento Unione Europea del 2016. Il titolare del trattamento è il comune di Casalatore. La base giuridica legittima del trattamento dei dati è il testo unico di sull'ordinamento degli enti locali che garantisce la pubblicità degli atti. I dati sono conservati in archivi informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza adeguate. I soggetti destinatari alla comunicazione dei dati sono gli utenti del servizio di trasmissione streaming delle sedute consiliari, fermo restando il divieto di ripresa e o diffusione dei dati sensibili. Ai fini della tutela sulla protezione dei dati personali, ai sensi del vigente codice, le riprese audio e video in corso di seduta comunale devono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale e gli altri partecipanti che intervengono. Le telecamere sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala, salvo il personale dipendente in esercizio. Segretario comunale, procede all'appello. Grazie. Buonasera. Marino Vito. Alessio Elena. Del Prete Giovanni. Esposito Daniele. Esposito Giovanni. Giordano Patrizia. Machiella Fabio. Maglione Ricci. Marino Maria. Marotta Giulia. Marotta Nicoletta. Napolitano Francesco. Parmentieri Pasquale. Uzzone Elisabetta. Riccardo Antonio. Russo Giovanni. Silva Nara. Nominiamo scrutatori il consigliere Napolitano, la consigliera Alessio, il consigliere Riccardi. Prego, consigliere Giordano. Buonasera a tutti. Allora, propongo l'inversione dei punti iscritti all'ordine del giorno come segue. Al punto 2, comunicazione del Presidente. Al punto 5, la sentenza numero 3770 del 2021. Del 21 aprile del 2021, emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio NRG 4873-2016 tra CAS SRL e Comune di Casalatore più 1. Approvazione schema transizione. Votiamo per la proposta del consigliere Giordano. Favorevoli? Ottimo, un intervento da parte del consigliere Napolitano. Buonasera, grazie Presidente. Si sente, sì. Ma per la postazione dovrebbe dare un po' di spazio al consiglio Mattiella di Aria che serve il microfono forte nuovo. No, dicevo, Presidente, prima di votare di questa inversione, questa ennesima proposta che fa di solito la maggioranza, io volevo chiederti se questo consiglio comunale, ovviamente con una. Ti faccio prima la premessa di aver accettato la cortesia della telefonata, insomma, intervenuta nei giorni scorsi per informarmi della mozione, no, dell'emendamento della maggioranza, quindi nel ringraziarla di questa cortesia, perché poi dobbiamo dire anche quando le cose sono fatte con la giusta cortesia. Con la stessa cortesia io vorrei chiederle se, così come disposto dal nostro regolamento, questo consiglio comunale è valido così come è stato convocato. Vado a spiegarmi. C'è un articolo del nostro regolamento che cita così: le interrogazioni, le interpellanze, unitamente alle mozioni, non possono essere trattate nelle adunanze nelle quali si discute di bilancio, sia esso di previsione, conto consuntivo, equilibrio di bilancio e verifica dei programmi, piano regionale, bla bla bla, fino ad arrivare poi a relative varianti. Siccome c'è un articolo, io vorrei capire se voi avete operato in deroga, in qualsiasi deroga questa sia, e insomma se ce ne date conoscenza,
perché poi dall'ordine del giorno che mi hanno presentato i miei capogruppi, io ci vedo le mozioni e ci vedo insomma le cose che sono esplicitamente non consentite dal nostro regolamento. Grazie. Allora, innanzitutto grazie della cortesia che mi ha usato, spero che sia l'inizio di una proficua collaborazione. Per quanto riguarda la mozione scritta all'ordine del giorno, premesso che c'è anche un altro articolo del regolamento del Consiglio Comunale che prevede che una mozione debba essere portata nel primo consiglio utile e non oltre 30 giorni. Quindi seppur è vero, come giusto sottolineava, che l'ordine del giorno, uno dei punti dell'ordine del giorno del presente consiglio è l'approvazione del bilancio, diciamo che anche la conferenza dei capogruppi ha condiviso questo ordine del giorno e quindi penso che il limite sia superato dalla volontà della conferenza espressa dalla conferenza dei capogruppi e dal fatto stesso che un articolo prevedeva i 30 giorni e l'iscrizione nel prossimo ordine del giorno. Però vorrei ulteriormente sapere anche dalla segretaria se Sono stata chiara? Le chiedo scusa, è stato esplicito riferimento nella commissione dei capogruppi? Nella conferenza dei capogruppi io propongo un ordine del giorno, chiedo se ci sono integrazioni, proposte o inversioni da voler sottoporre agli altri capogruppi e quindi tra questi c'era anche quello della mozione. Sì, dico assolutamente, quando poi si propone una mozione, quindi implicitamente una deroga al regolamento, va esplicitato nella commissione, nella conferenza dei capogruppi, facendolo presente. Poi se i capogruppi l'hanno votata, questa cosa accettandola va bene, se invece non è stata fatta menzione esplicita, secondo me siamo in errore. Però questo, voglio dire, è un mio dubbio che le porgo, e quindi se lei dice va bene così, con responsabilità, per me va bene uguale. Nella conferenza dei capogruppi non è stato espressamente richiesto di derogare all'articolo, né tantomeno di non inserire il punto all'ordine del giorno. Però vorrei che anche la segretaria comunale ci confortasse su questo dubbio. Allora, si tratta. Non mi ho chiamato in casa io, non dire poi non mi chiamo in casa. Anche perché poi diventa imbarazzante, no? Allora. Il ragionamento del dire è questo: c'è una mozione presentata dall'opposizione. Questa mozione è stata inserita nell'ordine del giorno. L'ordine del giorno è stato discusso in sede di conferenza. Ora noi abbiamo due norme all'interno del regolamento. Una che prevede che la mozione deve essere discussa entro non oltre 30 giorni, quindi se non termina il ritorno, no? Il primo consiglio utile potrebbe essere quello successivo al bilancio, però diciamo che non oltre 30 giorni. E poi c'è una norma speciale all'interno del regolamento che dice che l'argomento non lo puoi trattare se si tratta del bilancio. Ora, è chiaro che questo deve essere convocare due consigli. Nell'ambito dell'economia, allora, guardi, il consiglio comunale sovrano potrebbe anche votare di rinviare la mozione. Nel caso di specie, a me passo di aver colto una forte apertura rispetto alla mozione presentata. Ora, nel momento che voi siete sovrani all'interno di questo consesso, potete tanto decidere di deliberare di rinviare, tanto decidere di discutere la mozione, studiarla, approvarla per far andare avanti i lavori, no? Potrebbe esserci, puoi dire, l'inserimento all'interno dell'ordine del giorno. Racconta un'apertura, non racconta una chiusura. Se lei lavora sul profilo della legittimità, la procedura è legittima, nel senso che abbiamo un termine definito come fiera in poda all'interno del regolamento, pertanto c'è anche la descrizione contenuta nell'esposizione regolamentare in cui si dice che le mozioni non possono essere discusse se fanno il bilancio. Siamo nell'ambito delle interpretazioni. Il consiglio comunale sovrano, naturalmente di chiedere un altro consiglio comunale, però questo non compete a me. Oggi se decidete di discutere la mozione non è sicuramente indicata la legittimità della procedura. Se posso una breve replica a questo illuminarci con tanto di ringraziamento da parte nostra dell'opposizione al segretario generale, bastava semplicemente convocare due consigli comunali. Ce n'è stato così tanto di tempo e ce n'è stato dell'altro nel momento in cui è stato anche